Allora, ho messo un litro di acqua e ho preparato 2 etti di farina di mais. Questa è la dose perfetta, naturalmente potete raddoppiare, mettere 2 litri di acqua e 400 di farina. La farina l'ho versata piano piano, l'acqua non deve bollire, deve essere calda, e poi l'ho portata piano piano a ebollizione mentre mettiamo la farina di mais. Mettiamo naturalmente il sale e continuiamo a girare tranquillamente fino a che non diventa, vedete, bella densa. Ci vorranno però almeno 40 minuti per essere digeribile. Le vecchie ricette parlano addirittura di 45 minuti. Questa è una farina bio presa ad un molino, quindi non istantanea. Questa è la vera farina di mais per la polenta. E questa è la consistenza giusta. Eccola qua, l'ho messa in un recipiente. La faccio raffreddare e me la tengo da parte fino all'ora di pranzo o di cena, come volete. Bene, eccoci qua. È ora di pranzo. Ho preparato una padella antiaderente e ci verso il mio olio extravergine. Poi vado a mettere la polenta a cucchiaiate, così, a fette, come volete, tanto. E nel frattempo si è raffreddata, quindi la mettete come volete, tanto poi va rosolata e si scioglie un pochino. Non metto acqua, non metto niente, e nel frattempo ho preparato un bel sugo con le spuntature di maiale, se volete anche le salsicce. Questo è il sugo classico per la nostra polenta. Giro così, faccio rosolare un pochino. Ok, questa è la polenta di Artena, del molino di Artena, dove prendo anche le farine. Artena in provincia di Roma. Questa polenta la prendeva mia madre, e prima ancora la prendeva mia nonna, i miei zii, anzi ho una zia che abita alle Macerie vicino a Artena, che ancora continua a prenderla. Ok, poi la metto, vedete, dentro la scifa, dentro il piatto di legno, si chiama scifa credo. Ci verso sopra un po' di sughetto, ecco qua, e ci mettiamo la costarella, la spuntatura. Noi la chiamiamo costarella, ma in italiano si dice spuntatura di maiale, ai castelli si chiama costarella. Le costarelle di maiale, eccola qua, una bella spruzzata di pecorino, ci va il pecorino, e ci mettiamo anche il peperoncino, non l'ho messo nel sugo ma ce lo metto sopra. Buon appetito amici, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!